Salve ragazzi, qui è Delta 28 e siamo su Dead or Alive 6. Sì, praticamente siamo su Dead or Alive. Allora, il gioco, per chi non lo conoscesse, è un gioco un picchiaduro molto bello, simpatico a dire il vero. Dead or Alive 6, cioè, ne hanno fatti altri in precedenza, io ho anche il 5, però per PS4. Sì, sto giocando con il computer. E ho il joystick in mano. Sì, perché ho provato con la tastiera. È un po' difficile, quindi preferisco mille volte usare. O mille volte preferisco sfida sul tempo, no? Scontro. Sì, va. E giustamente preferisco. Sì, perché ho notato che. Aspetta, andate indietro. Ho visto una cosa che devo correggere. Livello campione, mettiamo un 4, dai. No. 3. Salute normale, elevato, vabbè, ok. Allora, io questo gioco, io solitamente rispetto come ho fatto con il 5, ho comprato tutto il gioco completo con i personaggi e quant'altro. Qui, se notate, mancano determinati personaggi, vedete? Questi li ho presi, ma non ho preso questo, mi mancano questo, vabbè, alcuni erano già in confezione, altri no. Sì, per buona parte prendo personaggi femminili, lo confesso. Sì, perché i maschili non attirano tantissimo, più che giusto. E niente, questa è un po' la situation. E ho qualche personaggio. E volevo giocarlo un po', portarlo. Ecco qua, questi sono i personaggi, questi sono da sbloccare e quant'altro, sti personaggi, i costumi, che alcuni, io sono sicuro, che lo puoi praticamente fare la modalità storia, perché io l'ho scaricato, però non so se funziona la modalità storia. Facciamo la modalità storia, mi è curioso se si può fare, perché non vi so dire se è possibile o no. E perché c'è il mouse qua? Togliti il mouse. Mo' nota che c'era un mouse. Sono curioso se la campagna si può fare, eh? Cioè, in senso sì, però non so se si potrebbe praticarlo perché si dovrebbe comprare tutto il gioco. Io lo compro gratuitamente e poi ho sbloccato i personaggi. Sono curioso, quindi sto registrando apposta per vedere un po' Dead or Alive come si trova a giocare a questo capitolo. Perché al quinto ho giocato benissimo, mi trovato bene. Risatina, what? No, ti prego, no. Allora, che succede? Ah, oddio, che cosa. Com'è strano. Continuiamo qua con. Ok, non so se mi fa giocare perché ho dei personaggi. Oh boy, don't know. Vediamo un po' come funziona. Perché c'è stato un ultimo aggiornamento, quindi I don't know. Siamo questa qua. Ho voluto prendere il gioco, non perché sono un fan di Dead or Alive, ma più che altro perché mi piace esteticamente come sono stati riaggiornati e migliorati i personaggi. Più che altro migliorati anche in texture rispetto al 5. Vabbè, c'è pure una differenza di anni tra PS, perché il 5 è un po' vecchiotto, eh. Vediamo se riesco a fare qualcosa. No, aia. Oh, di sta gamma. Ecco, appunto. Vediamo se riesco a fare qualcosa. No. Ok. Mutandine. Ecco, no, volevo fare una cosa ma non riesco a farla. Vediamo se riesco a farla ora. No, non era quello che voglio fare io, aspetta. Ah, ecco, era questa. Sì, perché sto ritestando un po' alcune combattazioni. Comunque, vabbè, basta. Boh. Che okay, io subito, vabbè. Ho fatto buona parte prese e siamo solo al primo combattimento. Dentro la live l'ho scoperto tramite qualche mio amico che diceva: oh, è bello, giocalo. Buona parte dei miei amici che me l'hanno consigliato perché sono leggermente matti e pervertiti e hanno detto: oh, i personaggi femminili sono gnocche, belle, scaricati. Infatti, aspettati nuovi modelli, nuovi personaggi con i costumi belli. Che giustamente, se fai la campagna, credo che sbloccherai qualche costume, ma non tutti. E attenzione, perché sono sicuro che alcuni, buona parte, li dovrai comprare. Quindi ho detto, mo facciamo un po' di campagna, a parte perché graficamente mi piacciono i cinematic, perché sono fatti tutti bene.
quindi lasciate stare. A parte che ho notato una cosa stranissima che non so se a voi vi succede. Io solitamente con il joystick, e sottolineo, state buoni. Giustamente facciamo con lei, dai. Ah, è necessario sbloccare la storia del gioco a questo episodio. Ah, quindi vedi, non ti fanno fare tu. Ah, vabbè. Speravo, invece no, devi sbloccare per forza. Vabbè, la combattiamo poi direttamente, ci togliamo il pensiero. Va bene. E usiamo lei, la mia preferita. Non posso fare nulla, per il momento scelgo lei. Un altro personaggio facciamo loro, un classico. Sì, ci sta già. Questi sono da sbloccare, attenzione, sì, questi sono da sbloccare, quindi. Però solo se fai la campagna, quindi. Quindi nada, per il momento. Però poi comprerò anche per fare la campagna. Perché io l'ho comprato, l'ho sbloccato gratuitamente, no? Poi i personaggi li ho comprati separati da qualcuno, quindi. Ma a parte femminili, quindi devo vedere un po'. Scegliamo questo. La dinamica di gioco è sfiziosa, lo confesso, non è malvagio. Comunque, ovviamente ogni capitolo ha la sua trama differente, quant'altro. Tina è il mio personaggio preferito, non c'è niente da fare. Ah, molti pensano giustamente che ho preso per PC perché ci sono molte mod, quindi pensano che io subito l'ho fatto apposta per... Olè. Molti credono che non so giocare, infatti faccio schifo. No, ho sbagliato, ho sbagliato. Oh. Oh, calmati. Oh, calmati. No, ho sbagliato, vabbè, pam. Vediamo se riesco a fargli qualcosa. KO, bella. Voglio vedere una cosa, perché io non... Ah, ok. Vedete, questa è una provocazione, questa è così. Pff. Vedo cosa mi è appena successo. No, no, ah, dolore. Comunque, vediamo se... No, no, volevo fare una cosa, non ho fatto. Ah, dolore. Ah, ho fatto lo special. Lol. Non era così lo special che volevo fare. Oh, lei. Bellissima, che danno, bellissimo, mi è piaciuto tantissimo. No, comunque Tina è il mio personaggio preferito. Sì, posso muovere, posso fare tutto quello che vuoi, però non è che mi attira sta cosa. Poi ci sta la mia compagna che è morta lì, del tipo, ehi, ciao. Bella. Rifacciamo un'altra. Vedi, sale di livello, quant'altro, punteggio. Dai, salvare play, sono perché sono... Combattiamo di nuovo. Vediamo di fare qualche mossa figa perché non è facile, attenzione. Madonna, oh. Olè. Ecco, questa è la mia mossa preferita, di Tina. Bella. Comunque, oltre a questo, vediamo se riesco a fare qualcosa. No. Oh, però, fa male. Bella co... Che danno, bella, bella. No, mi piace che quando fai molti danni inizia la cinematic dedicata a rallentare la mossa. Aia. Vabbè, però non è che posso farmi male da... Sul serio? Vabbè, è un NPC, però... Non posso farmi male... E basta. Che cosa ho appena fatto? Bellissimo. Dov'è finita? Boom. Ah. No. Oh, colpo. Ah, pure. Vabbè, dai. Dai, che è andata bene, è andata bene. Due vittorie, mo cambiamo personaggio, giustamente. Cambio per combattente. Questo gioco prima o poi farò con qualche mio amico perché poco ma sicuro. Anche lei è uno dei miei personaggi preferiti, eh.
Vedi, non posso sbloccare nulla in pratica. Vabbè, facciamo contro lei. Quanto è adorabile? No, lei no. Facciamo contro. Contro lei. No. Sì, loro due. Ok, ho deciso. Cambiamo zone. Vediamo chi fare. Che fare. Sì, facciamo questo. Sì, giusto per fare un gameplay sfizioso, attenzione, perché comunque, come sapete, come ho detto anche in un altro video, quello di Jurassic World, che tutti questi gameplay che farò saranno tutti caricati nello stesso giorno perché li ho fatti in giorni differenti, ma perché non ho perché ho problemi di connessione per 4 giorni di fila. Quindi questo video praticamente, per chi lo sta vedendo ora, praticamente devo dire che lo vedrai molto uscito in ritardo perché purtroppo ho questo piccolo problema. Ah, potevo continuare il. No, aspetta, ho capito che succede. Vabbè, troppo tardi. Ho capito dopo la cosa. Vabbè. Bella. Olè. Bene. Sì, devo un po'. Bella. Aia, mi stai facendo sporcare i bei pantaloni che ho. No. Oh. Madonna, è tosta. Bella, è quello che volevo fare. Oh, però, bella, bella il cinematic, mi è piaciuto. You can do better than that, my lady. You have to make it more fun for me. Ah, la faccia. Mi farei stuprare da te assolutamente. No, no, vabbè, non posso far vedere. L'altra invece dov'è quell'altra? È KO? Eccola lì. Vabbè. No, è troppo bella lei. No, le hanno fatte tutte bene. Poi belle belle anche di faccia. Sì, combatto di nuovo perché non ho fatto il suo attacco speciale. Comunque caricherò tutti i video in un solo giorno, quindi credo in questo caso martedì se tutto va bene. O lunedì, dipende quando arriverà questa connessione. E tutti diranno: ah, come? Hai già caricato il video? Bla bla. Ma non hai caricato troppi video? Lascia stare che. Lasciate stare che. Oh, calmati. Oh, calmati. Oh, non riesco. Donna, sta calma. Oh, non riesco a fare. Ah, bel danno. Non sono riuscito, non è facile. Certi personaggi non li so fare proprio. Perché non mi ricordo bene le dinamiche. Ah, dolore, gli ho fatto molto male. Vedi, ci sono molte dinamiche del come si chiamano? Ci sono molte dinamiche nello stage. Questa è una cosa semi positiva, però non lo so. Non vi so dire se è proprio tanto positivo, eh. Non so se è poi positivo sta cosa, eh. Aia. Bella, avete visto che è successo? Praticamente il suo special ha deviato proprio tantissimo. No, 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 no. Oh, calmati. Sta buono. Buono. Bella, olè. Bella, bei danni, dai. Poi mi ha sporcato i pantaloni questa antipatica. No, comunque, dai. Vabbè, quello sai di livello. Il coso, succo di pomodoro. Non lo voglio sapere. Bene, cambiamo personaggio. Stavolta usiamo una nuova. Usiamo lei. Contro. Lei. Sì, usiamo tutti i personaggi femminili, dai. Per il momento. Vabbè, e solo questi, oh. No, vabbè, più che altro usiamo anche qualche personaggio nuovo. Che cos'è però? Sì.
Ok. Poi arriva questa qui che è nuova. È un po' inquietante questa qui, eh? Aia. A questo gli faranno un sacco di costumi particolari. Anche questa è una bella mossa, mi piace. L'unica cosa che noto del gioco, che questo è purtroppo il problema, è che i corpi si compenetrano troppo, si compenetrano, ma veramente tantissimo. Quindi, anche se ci sta un comportamento, un'azione tra i due personaggi, no? Come così, ad esempio, o comunque una presa o quant'altro, un'interazione, il corpo dell'avversario è troppo. Cioè, non ci sta troppo collisione. Cioè, non ci sta tutta quella collisione che divide effettivamente. Che so, la testa finisce troppo dentro le braccia o dentro le mani. Piuttosto che come dovrebbe effettivamente essere, ovvero dovrebbe avere un certo spessore, non dovrebbe fare questo effetto strano. Comunque usiamo lei stavolta con questa qui. Già l'abbiamo usata lei, quindi se meno tantissimo. Dai, almeno stiamo usando qualche personaggio, quindi niente di eccezionale. E vediamo anche i stage. Però la trama lo voglio fare perché comunque sblocca il costume, quindi prima o poi dovrò fare il fatto della trama. Quindi vediamo un po'. Sì, però comunque sono carine, dai, sono adorabili. Olè. No, sono bravo, più che le questioni delle prese, però. Questa è la mia presa preferita, il brag. L'adoro troppo. Bella. Aia. Bello. Quando si dice fatti abbracciare, ma si è fatta male la pizza. Aia. No, ma io non riesco ancora a capire come funziona lo special. Ah, quella è una mossa che devo ancora imparare a fare. Ma la scordo sempre. Ah, bella. Ah, dolore. Ah, mi ha fatto lo special. Bella. Ah, ecco come funziona. Devo capire come. No, io devo fare una cosa. Dai. Hanno facilitato le mosse, però. Alcune mosse. No, no, no. Dai, dai. Oh, guarda, guarda, guarda come è impazzita. Oh, calmati. Calmati. Aia. Ah, ora me l'hai fatto. Ecco, questo era uno. Poi c'era un'altra. Questa che. Oh, dolore. Però quando combattono si fanno male, si sporcono pure tantissimo. E la mia impressione è che si sono sfilati i capelli. Mo' lo sto notando. Che cosa strana. Ma ha fatto uno strano effetto, ve lo giuro. Bene, cambiamo personaggio e usiamo lei. Vedi, non posso sbloccare questo, peccato, devo sbloccarlo in qualche modo. Uffa. Vabbè, pazienza. Contro facciamo lei. No, anzi, sai che facciamo? Contro Tina. Decisamente, contro Tina. Così facciamo vedere qualche altra arena. E poi usiamo l'ultimo personaggio. Così ci divertiamo un po'. Vabbè, Tina, eccola qua. Che poi hanno aumentato il movimento del seno, da notare. Però è bello sto fatto che i personaggi si sporcano, combattono, perdono la questione dei capelli. Sì, ecco un altro bel hug. Tutti hanno queste mosse però, eh. No, non era quello che volevo fare adesso, aspetta.
una, dolore, poi c'è un'altra ancora che tende, perché ogni presa ha le sue caratteristiche. Ah, questa ha fatto male. Ah, beh. Ecco, questo era un attacco semispeciale che nel 5 se lo facevi in un modo doveva caricarsi perché ti faceva molto male. Ah, ecco, lo sto appena facendo. Sì, però devo abituarmi con le mosse perché non sono come. Aspettate. Ah, bella. Ah, che divertimento. Brava. Cambia personaggio. Mo facciamo l'ultimo così finiamo questo video. E stavolta usiamo lei. Beh, tutti lo stanno aspettando. Kasumi tutti l'adorano. E ovviamente metto lei. Contro, giustamente. Ci stanno queste versioni qua. Dai, no, non la posso sbloccare. Beh, questo io voglio. La voglio con questo costume. Guarda come è stato migliorato il tessuto, ecco, a me è questo che mi piace del nuovo gioco, il miglioramento delle texture, perché rispetto al 5, che è un po' più vecchio, che è stato riproposto pure graficamente riaggiornato, praticamente non ha la questione delle texture, le texture non ce l'ha, quindi chi è, se uno ha un pantalone di pelle, se uno ha una camicia magari di tessuto e quant'altro, non si nota la differenza, mentre qua si nota tutto. Il riflesso rispecchia moltissimo tutti i cosi, ahia, tutti, vabbè, i tessuti e quant'altro, a differenza pure della pelle e tutto, bello. Oh, no, ah, è vero, giusto, là ci sta la questione della. Vedi, alcune cose io non mi ricordo più. Olè, e poi ci dovrebbe stare questo. No, ho sbagliato mossa. Sì, era l'appiglio, però in realtà era tutta un'altra cosa. No, ecco, ho sbagliato, vedete? Devo imparare bene sta cosa. Perché io sono un po' abituato a usare la tastiera. Però la tastiera è pure fatta male, cioè, capito? Non funziona proprio così. Vediamo se riesco a farle così. Ah, eccola, bella. È una delle altre mie mosse preferite. È un'altra mia mossa preferita, non c'è niente da fare. Ah, chissà perché ai uomini piace questo gioco, ma chissà perché proprio, guarda. Preso e. Pam! Ci voleva, scusatemi, ma ci voleva. Oh, e seppure graffiata, eh. Vedete, guarda, vedete il taglio dei capelli? La sistemazione li ha rovinati, poi tiene. Che cacchio era? Ah, è lei. Ah, signora, signorina, salve. Quanta incazzata nera, madonna. Beh, credo che la stacchiamo così a posizione, che ne dite? Pure un bel coletto in prospettiva. Dai, questa la salvo. E abbiamo fatto vedere buona parte dei personaggi e possiamo anche uscire, che tanto è un picchiaduro, quindi credo che basta con Doge Center, Database Cinema. Ah, rivedi i combattimenti. Database per i personaggi. Ah, che cosa figa. Vabbè, comunque, detto questo, abbiamo finito qui Delta 28. Al prossimo video, spero che Mortal Kombat 11 ve lo porto lo stesso giorno quando esce, ovvero l'11, ovvero il 23. Speriamo bene. Qui Delta 28, passo e chiudo.